attrezzarsi dal punto di vista della strumentazione. Tu devi dare a tutti i CED la possibilità di modificare le buste paga e quindi non gliela fanno. Ma c'è il DEF tra 10 giorni, mi sembrava una provocazione. Dopodiché, allora, vediamo di essere chiari. La domanda del collega, non so se l'avete sentita tutti, anche chi sta in piccionaia, perché fanno confusione, quindi ci hai provato a partire il 1° aprile, non ce la fai e parti il 1° maggio? Sì, vero, perché sennò sembra di quella volpe e l'uva. No, ce l'ho fatta. Il problema però è che sono 20 anni che dicono che vogliono abbassare le tasse. Una volta che qualcuno le abbassa, fateci anche le pulci, perché le abbiamo abbassate il 1° di maggio anziché il 1° aprile. Potrei dirvi che l'abbiamo fatto il 1° maggio, se no non ci crede nessuno, perché il 1° aprile sembrava un pesce. Potrei dirvi che lo facciamo il 1° di maggio per festeggiare il mondo del lavoro. Facciamo il 1° di maggio perché per fare un'operazione di recupero di 10 miliardi di euro per 10 milioni di persone, un po' di tempi tecnici ci vogliono e ci vuole almeno un mesetto. Le misure attuative, voi sapete che abbiamo il DEF nei prossimi giorni, e tutti i vari passaggi che noi illustreremo nel dettaglio vi saranno comunicati passo passo. Per me la cosa fondamentale è che tu, lavoratore dipendente, pubblico o privato, a maggio riscuota l'equivalente, quello che ti spetta, perché poi dipenderà da come ancora i calcoli nel dettaglio di quello che prende 1508 euro, di quelli che ne prende 1472, anche perché quello ne piglia 1400, vanno capite le detrazioni. Il tema è: c'è copertura per 10 miliardi di euro, per 10 milioni di lavoratori. E parte il 1° di maggio. Sta sui fi? No, prego. DEF e poi gli atti del governo, il provvedimento di oggi? Oggi è stato approvato la relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha individuato le coperture, i destinatari. Vedo che la fa piacere questo, perché se fa sorridere, mi fa molto piacere. E no... Allora, il Consiglio dei Ministri ha approvato quest'oggi la relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che individua il risparmio di 10 miliardi di euro per l'equivalente, per coloro i quali prendono meno di 25 mila euro l'anno. Quindi la cifra, la copertura, il destinatario a partire dal 1° di maggio. Gli atti tecnici dal DEF al decreto attuativo, alle misure delle singole aziende che dovranno intervenire, perché poi è evidente che sarà il Comune di Firenze nel proprio CED a dare gli 82 euro mensili a chi guadagna 1375 euro, tutti questi atti saranno realizzati da qui al 30 di aprile del 2014. È chiaro questo concetto? Prego. Per i nostri conti, quindi volevo rispetteremo capire se tutti gli adempimenti europei. Questa flessibilità di spesa sul debito, non c'è una flessibilità di spesa, c'è lo Stato italiano che decide di spendere i propri soldi nel rispetto di ogni limite europeo. Poi io credo che l'Unione Europea avrà nelle sue massime istituzioni ampio consenso nel fatto di vedere una riforma strutturale come mai si era vista in Italia, che parte dalla legge elettorale. Ma la legge elettorale non è ancora formalmente approvata? No, è in prima lettura. Dalla riforma costituzionale, ma non è ancora approvato? No, c'è l'articolato di legge. Alle misure relative al lavoro, che non sono ancora approvate? No, c'è un disegno di legge delega, in parte c'è anche un decreto legge, alcune quelle di semplificazione sono già approvate. Se voi ritenete, invece, se voi volevate che oggi, attraverso una procedura di decreto legge,
o meglio di 42-43 decreti legge, si stabilisse che da domani mattina il mondo cambia, questo purtroppo, ve lo dico da misero laureato in storia del diritto amministrativo, è impossibile. Quello che è possibile è che si sono fatti gli atti dentro il Consiglio dei Ministri irreversibili, perché dal primo di maggio nel buste paga dei lavoratori sotto i 25.000 euro vi sia un ritorno delle cifre di cui vi ho parlato, perché vi sia l'IRAP del 10% più bassa per le aziende private e perché vi siano risparmi sulla bolletta energetica del 10%. Ma noi non vediamo il provvedimento legislativo, e finché non vediamo il provvedimento legislativo non crediamo. Questo è assolutamente legittimo. Vi segnalo che con questa logica i provvedimenti legislativi ai quali credete, senza l'attuazione dei decreti attuativi, sono niente. Tant'è vero che, ad esempio, una parte delle misure dei governi precedenti, non del governo precedente, le attueremo noi attraverso i decreti attuativi nuovi. Questo è per chi conosce un minimo di realtà legata al diritto e alle normative. Per chi invece ha dei dubbi, non suggerisco altro che aspettare il primo di maggio e vedere se, anzi più correttamente il 27, perché santommasianamente dovete aspettare il 27 a quel punto, non più il primo, se ci saranno questi denari oppure no nelle buste paga degli italiani. Io credo che siamo in presenza di un fatto straordinario, di coperture evidenti, di interventi chiari, e che naturalmente chi di voi ha dei dubbi e non crede a ciò che stiamo facendo è assolutamente libero di farlo. Sono certo che non gli farà velo la professionalità per scrivere ciò che il Presidente del Consiglio non soltanto ha detto, ma oggi ha fatto all'interno del Consiglio dei Ministri. Se ci sono domande ulteriori su argomenti...